Matarlini, lo so che con questi bei caldini avete voglia di un dolce super godurioso. Io ho pensato a una tartelletta fatta con il gelato, la crema al basilico e ovviamente le pesche del nostro amico Fabbri di Sant'Arcangelo di Romagna, socio di AgriBologna, che prepara queste meraviglie che sono profumatissime ed ecosostenibili. Seguite la ricetta. 300 ml di latte intero, 30 g di farina, 00, 50 g di zucchero, 3 uova grandi, basilico fresco, gelato alla panna o alla crema, quello che più vi piace, burro, zucchero a velo, ancora un po' di zucchero di semola, pasta sfoglia e le pesche. La prima cosa da fare per questa ricettina è mettere su la crema al basilico. Mettiamo a scaldare intanto il latte, un tegamino, insomma un po' capiente, con qualche foglia di basilico. Nel mentre, in una terrina, mettiamo farina e zucchero, miscegliamo bene e aggiungiamo un uovo intero e un tuorlo. Mescolate ben bene, non ci devono essere grumi, per avere una bella crema pasticcera, bella liscia. Quest'altro uovo ci servirà per la tartelletta. Il latte si è intiepidito, ovviamente ha preso questo buon profumino di basilico, lo mettiamo all'interno del nostro fondo. Volendo potreste filtrarlo per magari togliere le foglie di basilico, ma a me piace che si sentano che qualcuno resta dentro nella crema, per cui le metto su così tal quali a cuocere nel nostro tegamino. Guardate come sta addensando la crema, appena bolle è pronta e verrà una seta. La cogliamo in una terrina, la copriamo con la pellicola. Mettetela bene aderente, che così non vi farà la tela. La facciamo riposare una mezz'orettina e ora mettiamo sulle pesche. Prima di mettere sulle pesche facciamo sciogliere un bel cubettino di burro in un padellino. Intanto che lui si scioglie prendiamo queste pesche meravigliose, profumatissime, che sanno d'estate, e le andiamo a tagliare a fette, non troppo sottili. Belle pronte, le tuffiamo nel burro per fargli fare una veloce glassatura. Tanto che loro cuociono, facciamo un controllo qualità. Buonissime. Niente zucchero perché sono dolcissime. E anche loro sono pronte. Vedete, una cottura veloce perché le vogliamo un pochino croccanti, poi andranno ancora in forno. Le facciamo ovviamente freddare. Andiamo di pasta sfoglia. Voi potete utilizzare anche quella fatta in casa, ma per comodità e velocità utilizzeremo questa pronta. Ricaviamo 3 losangone verticali e a metà una striscia orizzontale in maniera tale che si formino questi 6 bei quadratoni. Idem facciamo con l'altro strato di pasta sfoglia. Su di un lato andiamo a ricavare dei tagli centrali. L'importante è che sia tagliato solo il centro, mi raccomando, Guardate che bel velluto che è venuto la crema, bella rinfrescata. Via che andiamo a farcire. Mettiamo un straterello di crema in ogni nostro rettangolone. Livelliamolo bene, non fino ai bordi, mi raccomando. Per farlo ancora più profumato, un'altra fogliolina di basilico fresco. E ora prendiamo le pesche glassate, anche queste intiepidite. Sbattiamo bene l'ovino. Col pennellino passiamo un attimo vicino alle bordature e con l'altra parte della pasta sfoglia andiamo a ricoprirlo. Guardate che belline. Rifiniamo i bordi con una spronellina dentellata e chiudiamo con i rebbi di una forchetta. Li mettiamo ben stese su una teglia da forno, spennellata abbondante di uovo sbattuto, cristalli di zucchero. Siamo pronti per infornare queste meraviglie. 180, massimo 200 gradi a seconda del vostro forno, 20-30 minuti. Le nostre tartelette sono pronte. Un po' intiepidite, ci diamo sopra una spolverata di zucchero a velo e sono pronte per essere impiattate. Una bella pallina di gelato alla crema oppure appunto alla panna come questo, una fogliolina di basilico. Scegliete voi come impiattarlo, se per una ricettina gourmet o se per una colazione goduriosa. Voi quale preferite dei due piattoni? Io intanto vado con questo perché me lo voglio gustare tutto. Succia, che buono. Rifatelo anche voi. Ci vediamo alla prossima.